Il Centro Estetica e Benessere ti aspetta in via Vittorio Veneto numero 186 a Cava dei Tirreni per proporti pacchetti e promozioni adatte ad ogni tua esigenza. Condotta nelle ore scorse un'importante operazione di polizia giudiziaria nell'agro nocerino sarnese, ad opera della Capitaneria di Porto di Salerno, diretta dal capitano di vascello Gaetano Angora. Sottoposta a sequestro parte dell'impianto di depurazione di una nota industria conserviera che permetteva a reflui industriali non sottoposti al processo di depurazione di immettersi direttamente nel rio San Marino, una delle tre sorgenti del Sarno, le cui acque sono tristemente note per essere le più inquinate d'Europa e ad oggi sono oggetto di specifici piani di intervento finalizzati al suo recupero ambientale. In particolare, i militari della Guardia Costiera, unitamente a volontari delle guardie ambientali del WWF di Salerno, a seguito di un'ispezione del corso idraulico del rio San Marino, hanno riscontrato la presenza di acqua di colore rosso ricca di sedimenti, in prossimità di una nota azienda di pomodori. Successivamente, il personale della sezione di polizia giudiziaria della Capitaneria di Porto, agli ordini del comandante di fregata Claudia Lucca, ha accertato, mediante l'utilizzo di liquido tracciante, che le acque reflue dell'azienda, parzialmente depurate, confluivano direttamente nella canalizzazione che porta al rio San Marino. In ragione di quanto riscontrato, i militari hanno proceduto al sequestro di parte dell'impianto depurativo e ad allertare la competente autorità giudiziaria, la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che ora indaga il titolare dell'azienda per reati ambientali, fra cui l'illecito smaltimento di reflui industriali.